Un saluto a tutti i cari lettori di Mobile Brand. Oggi siamo qui per fare un video un pochino diverso dal solito ed è un video di opinione. Ebbene sì, dopo il piccolo polverone sollevato da Andrea Galeazzi a riguardo di Xiaomi versus iPhone, per quanto riguarda i prezzi ai quali vengono venduti gli Xiaomi rispetto agli iPhone, se conviene al giorno d'oggi, quindi nel 2017, acquistare un iPhone oppure se conviene di più acquistare uno Xiaomi, avrei anche le mie personali opinioni che si basano su 5 punti fondamentali che andremo a vedere nel dettaglio. Questi 5 punti sono sistema, assistenza, svalutazione, materiali di costruzione e innovazione. Il primo punto è questo: noi ci troviamo di fronte a due sistemi operativi estremamente simili se li andate a vedere. Premetto prima una cosa: io ho entrambi i telefoni, ho entrambi i sistemi operativi, ho un iPhone 6S e uno Xiaomi Mi 5, quindi penso di saperne abbastanza di entrambi. I sistemi da vedere sono estremamente simili, ma dobbiamo renderci conto che uno è iOS e uno è Android, che si basa sulla MIUI, che è molto simile come icone e come posizione dei vari menu ad iPhone. Ma in realtà iPhone la personalizzazione se la sogna di notte. O meglio, una persona che prende iPhone è una persona che vuole tutto lì, tutto pronto sul momento, pappa pronta praticamente. Invece chi prende Xiaomi sa già che dovrà essere un utente consapevole. Punto primo, perché se lo fa arrivare dalla Cina dovrà smanettarci per poterci mettere una ROM italiana. Se invece non ci mette una ROM italiana, buonanotte, se sai il cinese, beato te, se non sai il cinese non capirai un cavolo del tuo telefono e avrai speso dei soldi inutilmente. Se invece lo prenderai da un sito, non so, per esempio honorbuy.it, arriverà già con una ROM italiana, ma lo pagherete almeno 50 € in più, quindi già qui comincia a cascare l'asinello. Quindi da una parte abbiamo sistema Xiaomi assolutamente personalizzabile e dall'altra parte abbiamo sistema iOS assolutamente non personalizzabile. Il punto cardine numero 2, assolutamente da tenere in considerazione se volete andare ad acquistare un telefono cinese, è l'assistenza. Io ho avuto purtroppo un problema di batteria con il mio iPhone 6S. Era uno di quegli smartphone che rientravano nel programma di cambio gratuito della batteria per malfunzionamenti creati dal nuovo sistema operativo, dall'aggiornamento del sistema operativo di iOS, e di conseguenza sono andata all'Apple Store fisicamente io perché avevo questa possibilità, oppure avete la possibilità anche di farlo ritirare gratuitamente il telefono dove siete voi e riceverlo magari 1 o 2 giorni dopo. Invece se andate direttamente all'Apple Store lo stesso giorno, se andate la mattina, la sera, potete già avere il telefono pronto, in questo caso gratuitamente. Se poi vi casca per terra e vi si fottono i cristalli, purtroppo avendo un display retina probabilmente dovrete andarci a spendere 100-200 €, non so di preciso i prezzi di Apple per quanto riguarda i display, perché per fortuna non mi si è mai sfottuto un display. Per quanto riguarda invece l'assistenza Xiaomi, non c'è una vera e propria assistenza italiana. Ora vi parlo dell'esperienza di un mio amico: gli è cascato il telefono, si è rotto il display, è andato in un negozio di cinesi e ovviamente essendo un telefono cinese loro avevano il display di ricambio. 40 cucuzze. Certo, è un danno che anche se fosse successo su un iPhone in garanzia non avrebbero passato comunque in garanzia e avremmo speso di più. Però il mio amico è stato fortunato perché non tutti i negozi cinesi avevano la disponibilità di schermi Xiaomi per poterglielo cambiare. Di conseguenza, se vi capita un altro problema di hardware, magari più complesso, problemi di ROM, problemi di batteria, problemi che non possono essere risolti qui nei negozi cinesi, diciamo, vi tocca impacchettare il vostro bel telefono, rispedirlo in Cina e chissà quando lo rivedete potreste rimanere 1 mese, 2 mesi senza telefono. Di conseguenza questo è un fattore che va tenuto molto in considerazione, a mio parere. Poi un altro fattore assolutamente importante è la svalutazione. Pensateci bene, se voi comprate un iPhone quest'anno e l'anno prossimo ne volete comprare un altro, andate a spendere, facciamo una cifra tonda, 800 €, l'anno prossimo, quindi a 12
12 mesi di distanza, riuscirete ancora a recuperare circa 600 euro, con una svalutazione di conseguenza di circa 30% massimo. Quindi 550-600 euro dovreste recuperarli ancora. Invece per quanto riguarda Xiaomi, appena lo tirate fuori dalla scatola e levate la pellicola, avete già perso praticamente il 50% del suo valore, perché metà degli italiani non conoscono il marchio e l'altra metà ovviamente dice eh sì, ma è un telefono cinese, e fa tutti questi discorsi che ho cominciato già a farvi io in precedenza. Di conseguenza il vostro telefono, dopo un solo giorno di utilizzo, varrà già la metà di quanto non valesse prima che arrivasse, e dopo 6 mesi si sarà svalutato di 2/3. Questo significa che un telefono che avrete pagato 350 euro potrebbe valerne circa 150 dopo soltanto 6 mesi. Di conseguenza anche il fattore svalutazione è da tenere molto in considerazione se siete persone che continuano a cambiare smartphone. Specialmente per quanto riguarda i materiali con i quali sono costruiti esternamente i telefoni, sto parlando di materiali esterni, Xiaomi vuole e va a copiare un po' iPhone con, per esempio nel mio Mi 5 i lati in alluminio, iPhone ha il retro tutto in alluminio, iPhone mi è volato per terra svariate volte, non si è mai fatto un graffio, Xiaomi mi è volato per terra con sulla cover e ha praticamente un buco da una parte. Di conseguenza sembra magari lo stesso tipo di telefono, ha la componentistica hardware uguale magari a quella di un S7 o paragonabile a quella di un S7, però la resistenza è molto diversa, e qui ricasca ancora l'asino, perché ovviamente voi prendete il vostro primo telefono, perché io lo utilizzo come secondo telefono, il primo telefono uso l'iPhone per pura comodità, perché sono abituata così e lo utilizzo quindi per comodità, ho voluto provare Xiaomi e mi sto trovando bene, per carità, perché non posso dire di trovarmi male, però ci sono un po' di cose che cozzano lievemente. Quindi se il telefono ogni volta che mi cade per terra, anche da basse altezze, io devo andare dai cinesi e dire cambiami sto pezzo e spendere 20, 30, 40 euro, il telefono mi viene a costare esattamente come andare a comprare un iPhone. Un'altra cosa per quanto riguarda il sistema, torniamo un attimino lì, iPhone ricevi le notifiche, ricevi tutto quello che devi ricevere, gli PDF eccetera eccetera, invece su Xiaomi devi smanettare. Sì, lo ripeto, è un telefono per utenti consapevoli, e io la sono, perché comunque con quello che faccio, mi occupo di tech, lo sono e lo so. Le notifiche, santo cielo, le notifiche ci devi smanettare per un casino di volte, fino a che non trovi esattamente cosa devi fare per farti arrivare le notifiche, oppure devi lasciare le applicazioni aperte in background così vedi le notifiche, perché sennò magari per tutto il giorno tu non apri WhatsApp, poi lo vai a aprire la sera e ti ritrovi 50 messaggi al tipo mando cazzo sei o robe del genere, perché mi è capitato, e questa è una cosa che potrebbe dare fastidio all'utente medio. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, l'innovazione, sì, è vero, iPhone è dal 2011 che non porta innovazione nei suoi smartphone, mentre invece Xiaomi con i telefoni con cui è uscita quest'anno ha già portato un casino di innovazioni, se pensiamo solo al Mi Mix con display quasi completamente borderless a parte la striscia sotto. Beh, è assolutamente certo che come innovazione non ci sia paragone. Però ovviamente per quanto riguarda la fascia di utenti non consapevoli, c'è da pensarci veramente veramente 50 volte prima di andare a comprare un telefono cinese. Invece per quanto riguarda gli utenti consapevoli, c'è da pensarci per quanto riguarda le varie spese che potreste dover sostenere in caso il vostro telefono sia difettoso, come ho già detto in precedenza. Quindi la mia conclusione a riguardo è: vale la pena spendere ancora 800 euro, perché 800 euro è il massimo della cifra che io spenderei per un telefono, ma veramente proprio ai limiti? Ni, al momento sì, perché avete ancora la sicurezza della garanzia, la sicurezza del sistema, tutte queste sicurezze insomma che vi ho elencato in precedenza, e Xiaomi quando entrerà nel mercato globale, arriverà con l'assistenza tecnica in Europa, in Italia, come ha fatto anche già Huawei, se vogliamo fare un altro nome di marchi cinesi che comunque riescono a mantenere un buon rapporto qualità-prezzo, se Xiaomi riuscirà ad arrivare, fare la pubblicità, fare tutto quello che fanno gli altri, mantenere prezzi competitivi più ancora di Huawei, allora
sarò io la prima a dire basta comprare iPhone, basta comprare Samsung, andate a comprarvi Xiaomi. Ma finché non metteranno a posto queste piccole cose che io ho detto, a meno che non siate utenti extra consapevoli, dico ancora ni. Spero di esservi stata di aiuto. Mi rendo conto completamente che il video di Galeazzi è stato fatto come provocazione, perché effettivamente la differenza di 1000 euro tra un telefono e l'altro è qualcosa di abissale, però c'è da tenere sempre presenti le cose che possono accadervi quando andate a comprare uno smartphone piuttosto che un altro. E adesso torno a provare il nuovo Moto Z Play e tra 15 giorni ci rivediamo con la recensione di quello. Intanto ci saranno altre recensioni. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentatelo, datemi i vostri pareri perché ci tengo veramente a saperli. E per il momento vi saluto e una buona giornata da me, che ho le mie opinioni e voglio condividerle con voi.